Benvenuti al Jukebox Biancoazzurro. Questa sera il nostro ospite è il difensore del Pescara, Raffaele Schiavi. Buonasera Raffaele. Salve, buonasera a tutti. Allora, campano, nato a Cava dei Tirreni, 27 anni, il 15 marzo dell'86, la tua data di nascita, una lunga carriera alle spalle, anche se sei giovanissimo. Ecco, ripercorriamo un po' le tappe della tua carriera. Hai iniziato nella scuola calcio Alba Cavese di Don Peppe Paglietta. Chi era questo Don Peppe Paglietta? Lo devo ringraziare perché già dai primi passi mi diceva di crederci, quindi gli devo tanto. È una persona spettacolare. Infatti ne approfitto per salutarlo, tuttora ancora alla scuola calcio dove escono parecchi giovani importanti. Poi da lì sei stato ceduto alla Salernitana? No, sono passato tramite l'Asso Calcio Campania di Alfredo Pagliara e poi da lì ho iniziato a fare gli allievi nazionali con la Salernitana. Salernitana che era la squadra che un po' tifavate voi oppure era un po' di rivalità c'era? C'è rivalità, tra Cava e Salerno c'è rivalità, quindi per me era un po' difficile giocare lì, però alla fine sono arrivato in prima squadra dove devo tanto a mister Gregucci, Angelo Gregucci, dove mi ha fatto esordire a 18 anni, ha avuto il coraggio di farmi giocare e lo devo ringraziare. Eri tifoso della Cavese? Sempre tifoso della Cavese. La Cavese che arrivò pure a San Siro, però eri giovanissimo. Vinse per 2-1 a San Siro contro il Milan con reti di Tivelli e di Michele. Mimmo Di Michele c'era come attaccante. Sì, sì. Che sai che è di Pescara. Non ricordo perché ero piccolissimo, però mio padre che è tifosissimo mi ha raccontato tante partite di quell'annata. Poi il trasferimento a Lecce, l'esordio in Serie A contro la Sampdoria 3-0 nel 2005, poi il prestito al Brescia, poi il ritorno a Lecce e lì ti sei affermato perché 86 partite e 2 gol con la maglia giallorossa sono state un bel percorso. Sono arrivato a Lecce dopo il fallimento della Salernitana e diciamo che era un'annata un po' difficile dove c'è stata la retrocessione in Serie B. Io a gennaio sono andato a Brescia perché comunque ero giovane e avevo voglia di giocare. Poi sono ritornato e in quei 4 anni abbiamo vinto 2 campionati dalla B alla A e che devo dire che sono stato benissimo a Lecce, città spettacolare, quindi anche alla società del Lecce devo tanto perché mi ha lanciato nel calcio che conta. In quel Lecce-Juve mettesti in difficoltà anche un certo Nedved. Vi ricordate tutto? Sì, quella partita ho giocato da terzino destro, marcatura uomo, diciamo me la so cavata abbastanza bene anche perché lui l'anno prima, se non sbaglio, era stato il pallone d'oro. E oltre a Gregucci c'è stato anche Silvio Baldini sul tuo percorso, che ricordo hai? Una persona a livello umano spettacolare perché lui insegna soprattutto a vivere, a essere uomo e poi ti insegna come calciatore. Dopo hai lasciato il sud e ti sei trasferito al nord perché ci sono state esperienze di Vicenza, di Padova e anche lì quando si è giocato Padova-Vicenza era un bel derby. Da Lecce sono andato a Vicenza e c'è stata una bella annata lì a Vicenza, infatti dopo Vicenza mi ha comprato il Parma e diciamo in questi anni un po' per colpa mia, un po' perché forse qualcuno non ha creduto in me, non sono rimasto a Parma e sono stato prima a Padova, a Spezia e quest'anno mi trovo a Pescara. Ecco, la Spezia pure è una bella esperienza, 29 partite anche se lì non hai fatto gol. No, la Spezia ha avuto tanti problemi fisici, ha avuto tre infortuni, però devo dire che sono stato bene anche perché Spezia, come avete visto dalla partita di Coppa Italia, è una delle piazze più calde secondo me della Serie B. Allora, prima di parlare di questa nuova esperienza di Pescara, andiamo a sentire la tua prima scelta musicale, che vuoi ascoltare? Il giorno di dolore che uno ha di Liga, e volevo dire questa canzone mi ha segnato nella mia vita perché a Vicenza giocavo con Morosini e al suo funerale mi ricordo che nella chiesa si è cantata questa canzone che era una delle sue preferite. Questo non lo sapevamo, quindi è proprio dedicata al tuo compagno di squadra Morosini. Sì. O il destino chissà che nessuno se lo spiega, perché sia successo a te, quando tira un po' di vento che ci si rialza un po', e la vita un po' più forte del tuo dirle grazie, no, quando sembra tutto fermo, la tua ruota girerà. Sopra il giorno di dolore,
Siamo sempre in compagnia di Raffaele Schiavi. Allora, dopo Vicenza, Padova e La Spezia, arriva a Pescara questo difensore che fa dell'agonismo, della tecnica, le sue armi principali. Sta disputando un ottimo campionato, anche se c'è stato qualche infortunio, però diciamo subito che ti sei trovato subito a tuo agio qui a Pescara. Sì, soprattutto devo ringraziare prima il mister che mi ha voluto fortemente qua e poi la società, perché credo che società come il Pescara in Serie B se ne trovano pochissime. Mi trovo bene, come credo tutti, perché Pescara comunque è una bella città, si vive bene, poi la tifoseria, come abbiamo visto anche domenica a Lanciano, è un'arma in più, quindi spero di continuare così e di fare un grande campionato. Sì, tu conoscevi già qualche elemento, Perizzoli, Cutolo? Sì, abbiamo giocato insieme a Padova con Ivan, con Nello, ma conoscevo un po' tutti perché comunque qui a Pescara ci sono giocatori importanti che hanno fatto sempre Serie B e Serie A. Senti, poi c'è stata anche una cosa curiosa perché ti sei ritrovato con Sforzini, che c'era stato un precedente con te, una gomitata, cosa era successo? No, a Padova diciamo c'è stata qualche gomitata di troppo, infatti quest'anno quando l'ho visto la prima volta ho detto per fortuna quest'anno nessuna gomitata. È una bella sfida tra te e Sforzini. Di Nando sapete tutti le dote che c'ha, quindi ora non è in perfetta forma, però credo che quando sarà in perfetta forma dirà la sua. Senti, tu sai anche che qui a Pescara non vedono di buon occhio un allenatore che anche tu non hai visto molto bene, parliamo di Mandorlini. Tu ce l'avevi con lui per quei cori contro Salerno quando vinse il campionato e qui a Pescara per altri motivi. Ma io credo che tutto il sud ce l'abbia con Mandorlini, però ognuno si comporta come vuole, si prende le conseguenze. Certo che è sempre brutto sentire quelle parole da un allenatore dove... Quest'anno allena in Serie A, però ha allenato sempre grandi squadre. Ma qui non stiamo discutendo l'allenatore, ma più che altro l'uomo. No, infatti dovrebbe dare l'esempio, però ognuno fa... Quindi sei stato tu a spingere Cutolo a fare... Diciamo che l'ho caricato un po' durante tutto il riscaldamento, poi è successo quello che è successo. E quest'anno, infatti, nel giorno della presentazione, Cutolo ha cantato Chi non salta è veronese. Nello ha giocato a Verona, quindi con lui ce l'avevano da tanto tempo, quindi credo che sia stato più che altro uno sfogo. Andiamo a sentire un altro brano musicale, Raffaele? Sì, Una vita spericolata di Vasco Rossi. Perché la tua è stata una vita spericolata? Diciamo la mia con i miei amici di Napoli. Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega e se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non ha età di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. Forse non ci incontreremo mai, ognuno rincorre i suoi guai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, ognuno in fondo perso per i fatti suoi. Allora, prima di parlare della tua vita, restiamo un attimo nel mondo del calcio. Il tuo modello calcistico, Thiago Silva. Perché Thiago Silva, a parte il valore del giocatore, riscontri delle caratteristiche che sono vicine alle tue? Prima di tutto credo che per me è il difensore più forte al mondo, perché difensore completo, forte fisicamente, forte tecnicamente, gli piace per uscire palla a piede, quindi per me è il più forte, quindi mi piace lui come giocatore e come difensore. Mentre uno degli attaccanti che ti ha messo più in difficoltà è stato Bianchi, perché sì. Bianchi? Perché Bianchi comunque sapete tutti che è un grandissimo calciatore, secondo me in area di rigore è uno dei più forti in Italia, forza fisica, è stato uno che mi ha messo tante volte in difficoltà. Senti, allora, come stai vivendo tu questo momento della tua carriera? Perché sei arrivato proprio al momento della maturità, no?
Sì, infatti quando sono arrivato a inizio campionato l'ho detto subito, questo per me è un anno importante perché comunque ho 27 anni e devo dimostrare quello che so fare. È un anno importante, quindi spero di fare bene e di arrivare più in alto possibile con il Pescara. Senti, i tuoi amici campani cosa si ricordano di Raffaele Schiavi? Amici che hai abbandonato o li senti ancora? No, ci sentiamo ogni giorno perché comunque io sono molto attaccato alla mia terra, a Cava dei Tirreni, quindi quando posso ritorno spesso a casa, quindi mi sento ogni giorno e ho solo 4 amici, quelli da quando sono nato e siamo sempre insieme. Facciamo parte della tua vita spericolata. Vacanze di Natale, Capodanno, estate, sempre insieme. La tua famiglia vive ancora lì? Sì, mia mamma, mio padre, mio fratello che da poco è diventato papà, vivono tutti lì. Quindi sei zio Raffaele. Sì, da 3 mesi sono diventato zio. Va bene. Un altro brano musicale non poteva che essere della tua terra. Sì, Usurdate innamorate. Stai lontano da sto cuore, a te volgo pensiero, niente voglia, niente spera, cade niente sempre a fianco a me. Sì, sicuro che sta con mi so sicure te. Continui il jukebox con Raffaele e Schiavi. Allora, la tua giornata abituale, intanto sei fidanzato, sei sposato, non sappiamo nulla sotto questo aspetto. No, sono stato fidanzato in estate con una ragazza di Barcellona. Conosciuta dove? In Spagna? Sì, a Ibiza. Ora è rimasta lì? No, lei è di Barcellona, vive a Barcellona. È rimasta lì a Barcellona? Sì, sì, però ora sono single da 4 mesi, felice, contento. Felice di essere single? Come mai? Se la persona giusta arriva ci proviamo, però per il momento sto bene da solo. Quindi ti piace il tipo mediterraneo come donna? Sì, sì, mora, occhi chiari, diciamo una mediterranea. Ma la puoi trovare anche a Cava però, di questo genere. Anche a Pescara, no? Spero di trovarla giù da me, campana, perché credo che le campane hanno una marcia in più. Senti, non della... ne vogliono le ragazze di Pescara. E della tua famiglia chi è il tuo primo tifoso? Tuo fratello, tuo padre, qualche tuo amico? Il tuo primo tifoso chi è? Mia mamma e mio padre sicuramente. Ti seguono spesso? Sì, sì, guardano tutte le partite. Mio padre purtroppo lavora, però quando può 2 o 3 partite all'anno le guarda dal vivo. Quest'anno ancora non ha avuto la possibilità perché lavora, spero che venga a vedere al più presto. Che sacrificio ricordi? Il più grosso sacrificio che hai fatto quando eri ragazzino, qual era? I sacrifici l'hanno fatti la mia famiglia per me, perché veramente mi hanno dato tutto quello che potevano, mi accompagnavano a fare gli allenamenti, non mi facevano mancare mai nulla. Lo studio ovviamente ne risentiva? Lo studio ne risentiva, però a Salerno, grazie alla scuola privata, sono riuscito a prendere il diploma. Insomma, devi ringraziare soprattutto i tuoi genitori? Sì, loro sicuramente, loro mi hanno dato tutto e spero che in questo momento gli sto ricambiando quello che mi hanno dato loro. In quel momento credevi di arrivare a questi livelli o era un sogno? Ma come tutti i ragazzi è sempre un sogno, poi pian piano ti accorgi che può diventare realtà. Sono stato fortunato e quindi devo ringraziare soprattutto la mia famiglia. Allora, il penultimo brano in scaletta scelto da Raffaele Schiavi. In My Mind di Axwell. This is where we are coming from. The dream.
Raffaele Schiavi quest'anno aveva siglato anche uno splendido gol a Palermo, te l'hanno annullato, però ci riproverai. Ah, spero che venga più presto, però il compito del difensore è prima difendere. Anzi, siamo contenti perché domenica non abbiamo subito gol. Spero che sia un punto di partenza, perché comunque quest'anno la difesa quasi ogni partita ha preso gol, quindi speriamo che sia un punto di partenza per il proseguo del campionato. Tu sei stato premiato come il miglior uomo in campo a Lanciano, stai attraversando un ottimo momento. Sì, sono contento, anche perché in precedenza ho avuto tutti infortuni strani. All'inizio ho avuto una frattura allo zigomo e poi una frattura alla tibia. Ora sono tre partite che gioco e quindi sto prendendo condizione fisica. Spero di continuare, perché comunque non mi sento al 100% della forma, quindi spero di migliorare ancora. Senti, i tuoi hobby quali sono? Ma come tutti i ragazzi, PlayStation, andare al cinema, passeggiata. Pescara, che zone frequenti? Ah, io vivo a Montesilvano, quindi quando posso vado in centro con Belardi, perché sono molto amico con Manuele, anche perché lui è delle mie parti. Quando possiamo andiamo al cinema, un giro in centro. Ti trovi bene in questa città? Sì, sto benissimo, quindi spero che quest'anno vada bene, non diciamo niente. Poi devi rinnovare, no, il contratto. Spero prima di dimostrare sul campo e poi si vedrà. Ovviamente sei amante del mare. Sì, amante del mare, che in estate vado sempre in vacanza. Dove vai di solito in vacanza? A Ibiza? Sì, io c'ho... Non ci puoi tornare adesso. C'ho tanti amici lì, sono tanti anni che vado lì e credo che è una delle terre più belle, perché ti offre mare bello, paesaggio spettacolare, se ti vuoi divertire ti diverti, quindi io c'ho tanti amici, quando posso in estate vado sempre. Però se dopo ritrovi quella ragazza? No, purtroppo lei è di Barcellona, quindi... Non vi incontrerete? No. Invece con i tuoi amici andrai avanti tutta la vita, sì, sono amici fedelissimi loro. Amici fedelissimi, quindi sempre con loro. Senti Raffaele, noi siamo in chiusura di questa puntata, spero che ti sia anche divertito a dire delle cose tue senza entrare nel particolare. Cosa vuoi dire a tutto il popolo bianco-azzurro che ti stima e ti segue davvero con passione? Ah, vorrei fare innanzitutto i tanti auguri di Buon Natale e di Buon Capodanno. E poi spero tanto di dare tante soddisfazioni a questi tifosi che, come ripeto, anche domenica hanno dimostrato un attaccamento che io ho visto in poche città. L'ultimo brano che hai scelto? Di Rise of Angel di Luciano. Grazie Raffaele Schiavi, tanti auguri sia per le feste sia ovviamente per la tua carriera. Grazie a voi, buona serata.